partecipato stamattina a due bei momenti pieni di significato presso due nostre istituzioni scolastiche, nella prima mattinata presso l'Istituto Comprensivo Don Bosco Navarro e nella tarda mattinata presso l'Istituto Superiore Francesco Crispi. Voglio ringraziare le due dirigenti scolastiche, la professoressa Manuela Vacanti e la professoressa Antonella Triolo, le docenti referenti del progetto Un albero per il futuro, progetto voluto e ideato dalla Fondazione Giovanni Falcone, presieduto dalla sorella del magistrato barbaramente assassinato e del quale ricorre il 30° anniversario il prossimo 23 maggio, e dall'Arma dei Carabinieri del Nucleo Ambientale e dal Ministero della Transizione Ecologica. E si sono piantati queste due talee nelle due scuole che ringrazio per aver aderito a questo progetto, cosa che in Sicilia avverrà in 108 istituzioni scolastiche e che ha voluto rappresentare un momento di memoria e di ricordo di chi ha sacrificato con la propria vita la lotta alla mafia, la lotta alla illegalità. È stato molto bello veder partecipare con grande senso di responsabilità ed entusiasmo i ragazzi e gli alunni delle due istituzioni scolastiche, che hanno dibattuto, letto dei pensieri importanti, perché la cultura della legalità deve crescere tra i banchi di scuola. È la fase in cui bisogna intervenire per far crescere con consapevolezza, maturità delle istituzioni, della legalità, della libertà e della democrazia, quelli che saranno la società del domani. E ringrazio il colonnello Castronovo, ripeto, per l'impegno e l'intrattenimento che ha avuto, la discussione e le interlocuzioni con i ragazzi che hanno posto delle domande, con i quali si è ricordato ciò che è avvenuto 30 anni fa, e con la piantumazione di queste talee, che speriamo diventino dei nuovi alberi Falcone presso le due nostre istituzioni scolastiche, si vuole far crescere questa nostra comunità in cultura, in legalità, nel rispetto dell'essere umano e di un futuro sostenibile.